Siamo qui al corso del Tascani e mi dica, dottor De Feo, come impatta l'organizzazione della struttura sul successo della terapia CPFA? E direi che l'impatto della struttura, in quanto impatto logistico e organizzativo, ha un punto di grande qualità, oltre ovviamente alle competenze specifiche, professionali e scientifiche, ma l'aspetto logistico e l'aspetto organizzativo non possono essere sottovalutati perché uno dei rischi che si corre è che laddove un'organizzazione non è ben capillarizzata e ben standardizzata, il fallimento di questi trattamenti è quasi sicuro. Bene, la ringrazio. Invece lei, dottore, mi dica due parole su appunto il corso e com'è andato. Ma io sono stato molto contento della partecipazione a questo corso, anche perché al momento attuale le terapie renali, le terapie extracorporee, non soltanto per la sostituzione della funzione renale, ma anche per la gestione del paziente settico, stanno mostrando grandi risultati, soprattutto perché vanno ad agire sulla modulazione della risposta immunitaria che abbiamo visto con nuove definizioni essere il punto cruciale del paziente settico. Cui io penso che nel prossimo futuro assisteremo ad un exploit di queste metodiche. Bene, vi ringrazio molto. Prego, Arrivederci. grazie.